L'Italia, insieme agli Stati membri dell'Unione Europea, si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ci sono tre strade per farlo. La prima sono solo fonti rinnovabili, quindi idroelettrico, solare, eolico, come dichiarano di voler fare nel lungo periodo Spagna, Germania, Belgio, Norvegia, Danimarca e al momento anche l'Italia. La seconda strada è un mix di fonti rinnovabili e gas naturale, utilizzando impianti dotati di sistema di cattura e stoccaggio della CO2 prodotta. La maggior parte dei paesi, tuttavia, considerano questa alternativa come un percorso di transizione e non come l'obiettivo principale. La terza strada è un mix di fonti rinnovabili e nucleare. Questa è la strada scelta da Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Giappone, Cina, Polonia e molti altri paesi. La strategia che prevede il 100% di energie rinnovabili non è attuabile in Italia per una serie di ragioni. Le principali fonti rinnovabili, eolico e fotovoltaico, sono intermittenti. Non decidiamo noi quando soffia il vento, mentre sappiamo che il sole non brilla di notte e meno d'inverno. L'energia prodotta va accumulata perché la nostra domanda è continua e tuttavia non possiamo usare le batterie come sistema di accumulo stagionale perché ne occorrerebbe una quantità troppo grande e oggi questa tecnologia di fatto non è praticabile. Il problema dell'accumulo e dello stoccaggio è accentuato nei paesi come il nostro, che non godono di una fonte di esposizione al vento e che sono quindi incentivati a puntare sul fotovoltaico. Mentre il vento soffia in modo distribuito durante la giornata e le stagioni, l'energia prodotta grazie al sole deve essere accumulata sia il giorno per usarla di notte che d'estate per usarla d'inverno. Le nostre capacità di accumulo non sono dunque compatibili con le nostre necessità. La strada mista rinnovabili gas naturale del resto non garantisce di raggiungere la neutralità entro il 2050. Il gas è la fonte fossile che inquina di meno e per questo va usata come energia di transizione, ma non nel lungo periodo. Il gas infatti produce comunque CO2 che deve essere catturata e stoccata nel sottosuolo. Tuttavia i sistemi di stoccaggio non sono ancora maturi e lo spazio a disposizione nel sottosuolo è molto limitato. Se vogliamo dire le cose come stanno, all'Italia rimane una sola strada per raggiungere gli obiettivi ambientali che ci siamo dati, il mix nucleare rinnovabili. Quali sono i vantaggi del nucleare che la stessa Commissione considera una fonte di energia sostenibile? Il primo è il minor impatto ambientale. Le centrali nucleari non emettono CO2. Oltretutto, lo spazio per installare tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici che servirebbero per un mix energetico senza nucleare, al netto del problema dello stoccaggio di cui abbiamo parlato, equivale al doppio del Molise. Il secondo vantaggio è che ci vuole minor tempo per raggiungere la neutralità ambientale. In Corea sono state costruite centrali nucleari di terza generazione in 5 anni. Anche se ci mettessimo il doppio, 10 anni, sarebbe molto più breve di quanto ci vorrebbe per costruire impianti fotovoltaici ed eolici necessari. Per capirci, oggi abbiamo 22 gigawatt di eolico, ne aggiungiamo più o meno uno nuovo all'anno. Vi lascio calcolare quanto ci vorrebbe per arrivare a 400 gigawatt, che è il minimo di quello che serve senza nucleare. Il terzo luogo è l'abbattimento dei costi. In Italia soddisfare il bisogno elettrico di lungo termine utilizzando solo fonti rinnovabili costerebbe il 50% in più rispetto a un mix con nucleare. La nostra proposta, che trovate dettagliata su azione.it, prevede di raggiungere una potenza complessiva di 40 gigawatt di impianti nucleari che consentirebbe di dimezzare il fabbisogno di impianti eolici e fotovoltaici. Ipotizzando una potenza media di 5 gigawatt per centrale, sarebbero necessarie 8 centrali. Per intenderci, la Francia ne ha 18 per complessivi 56 reattori. La principale paura legata al nucleare è la questione della sicurezza. Bisogna ricordare che l'unico incidente ad una centrale nucleare che abbia causato vittime per via della radioattività è stato quello di Chernobyl. Si trattava però di un reattore privo dei più comuni sistemi di sicurezza già adottati da decenni sui reattori occidentali. Un incidente del genere non sarebbe mai potuto capitare in nessuna centrale al mondo al di fuori dell'Unione Sovietica. La prova di ciò è evidente analizzando l'incidente di Fukushima, dove la centrale giapponese più vecchia di 20 anni rispetto a Chernobyl ha resistito al quarto terremoto più forte mai registrato, magnitudo 9. La tecnologia necessaria per attuare questo piano esiste già,
contrariamente a quella necessaria per concentrarsi esclusivamente sulle fonti rinnovabili. Questa è dunque ad oggi l'unica strada che possa consentire all'Italia di essere sicura, sostenibile e meno dipendente da altri paesi.